Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Normalmente la finale dello storico talent show di Maria De Filippi si svolge di sabato, però, quest'anno, a causa di diverse vicissitudini, il vincitore di Amici 22 è stato annunciato di domenica. Ieri finalmente è arrivato il momento che i fan stavano aspettando. Il ballerino Mattia Zenzola è arrivato primo sul podio. Un finale a sorpresa, come in realtà accade spesso. Gran parte degli spettatori immaginavano di vedere vincere Amici 22 dalla figlia d'arte Angelina Mango. La cantante invece è arrivata seconda, però, è parsa comunque molto soddisfatta. La sua carriera è avviata e come anche quella del vincitore Mattia Zenzola. Amici 22, perché ha vinto Mattia Zenzola. La finale di ieri, 14 maggio, è stata trasmessa in diretta, in modo tale che il fedelissimo pubblico potesse apprezzarne ogni attimo con la suspense e la carica giusta. Il cambio di programmazione non era di peso al Covid Gate, come tanti avevano ipotizzato, ma dall'Eurovision 2023. Come di tradizione, nella puntata, ci sono stati numerosi premi, ricompense, così da sottolineare l'importanza di ogni categoria di Amici 22. I finalisti erano quattro: Mattia Zenzola, Angelina Mango, Wax ed Isobel Kinnear. I primi due sono riusciti a battere gli altri nelle rispettive sfide di ballo e canto e sono arrivati alla finalissima. Un duello intenso e appassionato. La seconda classificata ha ottenuto il 48,5% dei voti ed oltre al posto sul podio ha vinto il premio della critica con 13 voti, per il valore di 50.000 euro. Suo anche il premio canto, altri 50.000 euro. Per un soffio Mattia Zenzola ha battuto la compagna d'avventura e, secondo i fan su Twitter e dintorni, è come se avessero vinto entrambi. La 22enne di Maratea in effetti, pur avendo dimostrato grande talento, ed essendosi saputa differenziare dal compianto padre Giuseppe Mango, 1954-2014, gode già di fama e conoscenze nel mondo della musica in cui si può dire sia cresciuta. Il ballerino oggi avrà più possibilità. Non che il talento barese non meritasse di vincere, tutt'altro. Ma facendosi totalmente da solo, adesso si potrà affiancare agli insegnanti e all'ambiente migliore per poter continuare a crescere artisticamente e a livello lavorativo. Tutto è andato al suo posto per i fan che stanno commentando la finale di Amici 22 in rete. Col 51,5% dei voti, ha vinto il montepremi di 150.000 euro in gettoni d'oro. Dopo quel flirt finito male riconquisterà Maddalena Svevi? Stando al gossip, sarebbe fidanzata con un altro ballerino. Hanno vinto entrambi, vittoria meritata, giusto che sia lui il vincitore, una finale da brividi, scrivono i fan online. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.